Oggi prepariamo Bob Fett al latte. Prendiamo 4 uova, le separiamo dall'albume, montiamo l'albume a neve con un po' di sale, poi mettiamo lo zucchero nelle uova, montiamo anche queste, poi inseriamo lo cioccolato e la farina e dopo andremo ad amalgamare con una mestola l'albume montato e lo cioccolato. Mi raccomando, dal basso verso l'alto. In questo modo il composto viene omogeneo e privo di grumi. A questo punto, come vedete, è pronto per essere messo nella teglia. Lo andiamo a posizionare nella teglia e lo allarghiamo bene con la nostra spatolina in silicone, poi lo inforniamo a 180 gradi, forno preriscaldato, per 10 minuti. A questo punto, fatto questo, prepariamo la crema. Quindi andiamo a mettere latte con un po' di miele e la gelatina per dolci. L'abbiamo messa sul fuoco, poi mettiamo la panna, la montiamo a neve anch'essa. E andiamo a inserire la nostra crema precedentemente preparata con il miele, il latte e la gelatina. A questo punto, se volete, potete usare latte condensato. Poi andiamo a prendere la nostra crema, la mettiamo nella metà della parte del nostro biscotto. Mettiamo l'altra metà sopra, la mettiamo in frigo per 3 ore e dopo andiamo a tagliare il nostro Bob Fett al latte. Ed ecco il risultato finale. Spero che vi piaccia. Nei commenti metterò la ricetta e gli ingredienti. Un saluto a tutti. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a seguirmi sui miei canali social, YouTube, Facebook, Twitch e TikTok, Bob Gas TV. Grazie, al prossimo video!